noi, esseri umani, in quanto cittadini di questo pianeta, che abbiamo creato delle barriere mentali, perché i confini che sono segnati sulle cartine geografiche non esistono nel pianeta, non ci sono confini. Il pianeta è una sfera e non esistono barriere, le creiamo noi esseri umani, eppure noi tutti respiriamo la stessa aria, beviamo la stessa acqua. Più o meno mangiamo, soprattutto oggi col commercio internazionale, lo stesso cibo. E il mio maestro, padre spirituale, mi spiegò che il concetto base delle società evolute, evolutissime che ci stanno visitando, è la responsabilità di ciò che accade nel tuo mondo. Che l'attitudine che abbiamo noi terrestri di chiuderci dentro recinti visibili o invisibili e di farci i nostri affari personali è stupido, perché tutti alla fine respiriamo lo stesso inquinamento, non solo la stessa aria. Quindi un problema che accade nel mondo, prima o poi, ci riguarderà direttamente. E quindi mi spiegò il mio padre spirituale. Nessuna novità, sono cose che attraverso la religione o la solidarietà già c'erano state spiegate, però viste nel modo in cui il mio padre spirituale me le spiegava, avevano un sapore diverso. E quindi mi disse: l'essere umano non è il corpo perituro che muore, l'essere umano è lo spirito, intelligenza eterno che si esprime nel tempo e nello spazio svariate volte per acquisire evoluzione. E quindi l'incarnazione con sé comporta una responsabilità. E questa responsabilità non è solo verso noi stessi, ma è soprattutto nel momento in cui noi abbiamo garantito il nostro pane e il nostro bicchiere d'acqua verso coloro che soffrono. E quindi ho partecipato a creare la Funima. Ho partecipato e partecipo tuttora, ho partecipato e partecipo all'associazione antimafia e quando posso anche do una mano ad Our Voice, perché fare il bene alla fine uno ci prende il vizio. Ovviamente il mio tema rimane la visita extraterrestre, ma non disancorata da quello che accade nel mondo, perché se esseri di altri mondi hanno investito in tecnica, economia, personale, logistica, un sistema per noi inimmaginabile, considerando quanto spendiamo noi e quanto costa a noi mandare delle sonde nello spazio, deve essere qualcosa di molto importante che accade nel mondo. Quindi la loro presenza non è qualcosa che riguarda l'oltre, riguarda noi. Quindi una volta che ho capito questo, mi sono dedicato allo studio della nostra società, del perché siamo fatti così, quali sono le vere cause di certi problemi e tante altre cose. Un cammino lungo, ho compiuto 30 anni di ricerca ad aprile di quest'anno, conobbi Eugenio Siragusa, il mio padre spirituale, nell'aprile del 1988, 88-2018. Sono 30 anni esatti. Il tema è molto vasto e complesso e ovviamente la parte prettamente tecnica materiale del fenomeno è quella meno importante, l'UFO, la navicella, la prova, il filmato, che sono necessari dal punto di vista della ricerca, ma ovviamente una società che esprime delle tecniche è molto più complessa della tecnica stessa. È come, per farvi un esempio, se un extraterrestre volesse comprendere la nostra società umana studiando le sonde che abbiamo mandato su Marte. Capiremo poco o niente, perché la società umana è complessa, è variegata, presenta tantissimi aspetti, tutti quelli che la scienza oggi ha scoperto,
e anche ambiti che la nostra scienza ancora non ha scoperto. Quindi, siccome è un viaggio molto pericoloso e anche difficile, perché oggi navigare in rete ti espone al mare magnum delle fake news. Le fake news sono soprattutto quelle che ci danno tutti i giorni attraverso i nostri TG e i nostri maggiori quotidiani, una grande barzelletta che ci fa vedere una realtà che non esiste. Quindi, per aiutare le persone che volessero dedicarsi allo studio di questa straordinaria tematica, ma soprattutto dei contenuti culturali che da questi esseri sono pervenuti a noi da 70 anni a questa parte, a chi me ne fa richiesta, scrivendomi a questo link, a questa mail, scusate, mando un link da cui potete scaricarvi 18 libri gratis in formato elettronico che rappresentano un bagaglio di base, per quanto molto approfondito, in grado di darvi una bussola di orientamento e di discernimento per comprendere dove sta la verità e dove sta la menzogna. I temi trattati sono sia quelli che conosciamo e altri che, ribadisco, ancora non conosciamo. Quindi, se siete interessati, scrivetemi a questa mail.